tutti quanti pronti a tifare Italia. Ecco che adesso lo vedremo inquadrato per la prima finale. Eccolo qui il nostro Mattia Busato per la finale per il bronzo del Qatar individuale maschile. Il nostro Mattia, che nel ranking olimpico si trova al 7° posto, ma per ora virtualmente qualificato a Tokyo 2020, considerando che davanti a sé nel ranking olimpico ci sono 3 giapponesi, uno dei quali già qualificato praticamente di diritto, come appunto perché c'è la card del paese ospitante a Tokyo 2020. Gli altri 2 praticamente si eliminano perché appunto ce n'è uno per nazione, e quindi il nostro Mattia Busato è l'ultimo dei papabili all'interno della lista del ranking olimpico per la qualifica. Ovviamente continua a giocarsi tutte queste ultime gare che mancano, dopo Dubai ne mancheranno ancora 3 prima della chiusura del ranking olimpico, che sarà appunto il 31 marzo. Ma se continua così il nostro Mattia, come in questo caso appunto a giocarsi un podio, siamo sicuri che porterà a segno il suo sogno, quindi anche lui ad essere presente a Tokyo 2020. Intanto lo tifiamo qui a Dubai, ma vediamo Ita, il suo avversario, il cinese, che inizia la sua esecuzione di Super Impei. Super Impei kata di stile Shito. Kata molto elegante e molto lungo. Per ora comunque molto bene il cinese. Adesso si cambia ritmo. Viene anche in questi passaggi con le rotazioni. Ed ecco qui la parte più difficile, con le 4 tecniche sulle 2 diagonali in Shikodachi. Bene cinese di Taipei. Aspettiamo la parte acrobatica con il giro 360 gradi sul Mikatsuki Geri, parte che qui conta di più per quanto riguarda la parte atletica. Eccolo qua, bene, bene anche questa parte, veramente un'ottima esecuzione da parte dell'atleta di Taipei.
si prende comunque gli applausi del pubblico, il cinese Taipei. Ma ora tocca al nostro Mattia. Tanto sta ancora aspettando, ecco qui avete sentito il rumore, il suono, che significa che il punteggio è stato assegnato. Ora può uscire. E tocca a Mattia. Ecco, vedete come vi dicevo prima, settimo nel ranking olimpico. Finalmente lo rivediamo disputare una finale da medaglia. L'ultima medaglia conquistata risale agli europei, quindi medaglia di bronzo agli europei in Spagna. Quindi quasi un anno fa, marzo, il 28 marzo 2019. Nel mezzo. Alti e bassi con alcuni settimi posti per il nostro Mattia. In una categoria come il kata individuale maschile davvero difficilissima. Quindi arrivare comunque ancora fra i primi dieci, insomma, diciamo che è davvero un qualcosa di incredibile. Poi Mattia, ricordiamo, è veramente fra i migliori al mondo, davanti a sé ha addirittura tre giapponesi, quindi diciamo che almeno due non dovrebbero essere calcolati. Ovviamente parlo verso Tokyo, non saranno calcolati sicuramente. Quindi ecco che capite quanto Mattia sta ai vertici. Intanto bella questa inquadratura, che potete anche vedere che seduto al box coach c'è il nostro Vincenzo Figuccio. Un grande del kata individuale e soprattutto anche a squadre, che ha lasciato il segno a livello mondiale. Ora responsabile della squadra olimpica e coach azzurro per il kata. Parte molto bene Mattia. Questo Kankusho. Attenzione. Viene anche la parte acrobatica, Mattia. Molto potente, ma anche tecnico. Sempre una buona commissione tra le due cose, Mattia. Ecco di nuovo ancora la parte acrobatica più difficile. Bene, molto bene. Bravo, Mattia. E va a concludere questo che è il kata. È l'unico kata, come avete potuto notare, con due yokogiri laterali, ma anche con due parti acrobatiche. Molto ben eseguito tutto quanto da Mattia Busato, che si prende un grande applauso dal pubblico. Ma ora rimettiamo tutto agli arbitri, attendiamo il punteggio. Ecco qui l'arbitro centrale. Attenzione alla parte tecnica, molto superiore Mattia, 18.48 a 17.64, e anche nella parte atletica 7.86 contro i 7.5 dell'atleta di Taipei, e la vittoria va al nostro Mattia Busato, 26.34. Questo è il suo punteggio, un gran punteggio, perché guardate che arrivare comunque a prendere un 26 significa tanto nel kata. Sono punteggi molto alti. Ecco lui che esulta e guarda gli spalti, adesso abbraccia il coach Vincenzo Figuccio.
Questi sono i momenti in cui si viene ripagati di tutti i sacrifici e i lavori fatti, e lo sanno bene Mattia Busato e Vincenzo Figuccio, che lavorano sempre tantissimo, piano piano, per migliorare passo a passo, per arrivare fino a qui. E finalmente, dopo un anno, praticamente quasi, manca praticamente un mese, quindi 11 mesi dopo dall'ultima medaglia di bronzo, e parlo della medaglia di bronzo europea, Mattia Busato torna sul podio internazionale.